tema appunto delle truffe contro gli anziani. Un'iniziativa presentato dalla Prefettura di Pesaro Urbino e dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la programmazione delle iniziative di sensibilizzazione da attivare sul territorio provinciale riguardo il tema delle truffe nei confronti degli anziani, un fenomeno sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale e provinciale, a discapito di coloro che vivono la maggior parte condizioni di isolamento. Quali sono, prefetto, le truffe più comuni riscontrate? Particolare attenzione bisogna prestare, lo si diceva durante il comitato, alle truffe online che stanno diventando sempre più frequenti, sempre più diffuse. Un altro tema è quello, ahimè, delle truffe provocate, determinate da badanti senza scrupoli a volte. Anche questo è un altro tema che è monitorato e attenzionato. E poi, insomma, altro tema particolarmente delicato è quello, diciamo, delle truffe finanziarie. Non abbiamo un dato particolarmente significativo in provincia di Pesaro, però come sempre, insomma, agiamo per la prevenzione, vogliamo evitare che il fenomeno possa assumere, diciamo, dimensioni gravi, dimensioni vaste. Alla base di questa campagna un ruolo importante viene svolto anche dalle amministrazioni comunali, che hanno il compito di organizzare incontri pubblici con l'obiettivo di informare più persone possibili. Altro impegno preso sarà quello di sensibilizzare anche gli istituti di credito postali e bancari per prevenire eventuali raggiri in prossimità dei Bancomat. Dirameremo nei prossimi giorni alcune circolari, alcune comunicazioni anche agli istituti bancari e agli uffici postali affinché rendano edotti il personale dipendente della necessità di prestare la massima attenzione nei confronti di eventuali operazioni anomale condotte dagli anziani. Anche la Confartigianato Imprese, che rappresenta 12.000 over 60 nelle province, da anni affianca questo tipo di tematica sociale, informando il cittadino attraverso una serie di incontri e convegni di prevenzione. Con la digitalizzazione, con l'avvento delle nuove tecnologie, si sono, diciamo, raddoppiate le truffe, le tipologie delle truffe. La campagna partita già a maggio, ovviamente verranno coinvolte anche le scuole. Assolutamente sì, partendo dai più piccoli per aiutarci in questo obiettivo di facilitare la conoscenza. Quindi i bambini o i ragazzi sono sempre sensibili e quindi nelle famiglie aiuteranno a portare queste conoscenze. Quali saranno i comuni coinvolti? Partiremo da Pesaro, Fano e Urbino, ma siamo disponibili e andremo ad organizzare incontri con tutte le amministrazioni comunali che ne faranno richiesta.